Salve a tutti amici e bentornati nel nostro canale. Oggi sarà un evento speciale, una giornata speciale, e andrò a prendere un autobus particolare. Venite con noi o con me, lo stesso, poi capirete. Spiego bene di cosa si tratta. Praticamente Nadia ha deciso di prendere la patente degli autobus, così, in attesa per un futuro progetto. E oggi praticamente sarà la sua prima corsa con i passeggeri. La compagnia per cui lavora non permette di fare video, quindi dovrò riprendere ma non riprendere. Adesso stiamo andando al punto dove che lei inizierà, e poi vi farò vedere un pochettino il percorso. Nadia al momento si trova qui con questa cosina gialla, un gilettino, e fra un po' inizierà a guidare lei per la prima volta. Oltretutto io non potrò dire né il nome della compagnia e non potrò riprendere Nadia mentre guida, però sarò con lei, saremo tutti con lei. Buona fortuna Nadia. Oggi Nadia sta realizzando un sogno. Diciamo che lei ha sempre avuto questo desiderio di prendere la patente degli autobus, ma non c'era stata mai l'occasione, per un motivo o per un altro ha sempre saltato. Questa volta qui in Scozia ha potuto fare domanda di lavoro per una nota compagnia di autobus. Praticamente la stessa compagnia che fa prendere la patente ai driver, a chi guida. E oggi sta realizzando un sogno, sta guidando per la prima volta qui un autobus con i customer, perché comunque lei con la scuola guida già l'aveva guidato più volte. Oggi con i customer, con i clienti. A me sembra che se la stia cavando abbastanza bene. Non da scossoni. Morbida morbida. Quello è un istruttore. Praticamente starà accanto a lei per 2 settimane. E nel caso qualsiasi evenienza, per le prime 2 settimane ci sarà qualcuno accanto. Però non credo che Nadia abbia problemi, Nadia è forte, per questo l'ho sposata. Vediamo come se la sbriga nella curva. Splendidamente. Lavoro fatto per lei. E come vicino al marciapiede. Io sono molto orgoglioso di mia moglie, perché non si ferma davanti a niente e a nessuno, pregiudizi, cose, è libera di fare quello che vuole, anche guidare un autobus.
Tessera Ticket. Questa è la mia faccia. Troppo contento e troppo brava, troppo bravo. Niente male per essere alle prime armi. Bravo. Adesso io andrò e lascerò Nadia al suo lavoro. Poverina finirà tardi, verso 1:30 di notte. E vabbò, l'aspetterò a casa. Thank you, bye! Ah, che emozione, non me l'aspettavo che fosse così brava, ma non perché lei non è capace, perché un autobus è sempre un autobus, città nuova, deve stare attento a mille ostacoli, la gente sale, scende, deve fare ticket. Devo dire che è stata molto più brava di chi già ci lavora da tempo. Babbo, io adesso dovrò prendere l'altro autobus per arrivare a casa.